Radio Radicale, siamo in collegamento con Angelo Bonelli, segretario dei Verdi, per parlare con lui della conferenza stampa che ha tenuto oggi a Montecitorio, all'Hotel Nazionale, sugli incendi nel nostro paese e sulla desertificazione che stanno provocando. Allora, noi abbiamo visto in queste settimane un numero pauroso di incidenti in molte regioni italiane. Volevo chiederle innanzitutto quali sono le vostre proposte affinché questo non si verifichi più e soprattutto che cosa può dire sulla natura dolosa di questi incendi e sul fatto che ci siano degli interessi nascosti in alcuni degli aspetti che riguardano i soccorsi. Ipotesi che sono state avanzate da più parti. Ma innanzitutto diciamo che gli incendi, ahimè, purtroppo sono nella stragrande maggioranza tutti dolosi. Poi possono essere colposi, ma certamente gli eventi naturali sono veramente infinitesimali. Noi ci troviamo oggi a discutere di fatti drammatici perché gli incendi stanno assumendo un record storico della Repubblica Italiana. Mentre stiamo parlando, sono andati a fuoco oggi, 24 di agosto, oltre 158.000 ettari. Siamo veramente a livelli elevatissimi. E questo è un fatto estremamente preoccupante. Le nostre proposte quali sono? Innanzitutto recuperare al disastro della riforma Renzi-Madia che ha sciolto il Corpo Forestale dello Stato e portato alla privatizzazione del servizio di soccorso aereo, i cosiddetti Canadair, che sono tutti appaltati. Ecco, l'assenza quindi di una del Corpo Forestale dello Stato ha fatto venire meno nel nostro paese tutte quelle esperienze, professionalità e anche la capacità di poter andare in luoghi più impervi che i vigili del fuoco non possono assolutamente fare stante le proprie strutture. Parliamoci chiaro, quando un Canadair si alza in volo, la battaglia contro il fuoco è persa. Dietro ci sono interessi estremamente importanti. C'era una legge che è la 353 del 2000 che dice che le aree percorse dal fuoco non possono essere trasformate urbanisticamente e non possono che non avere la destinazione d'uso precedente a quella dell'incendio, con vincoli quindicinali. Però c'è un problema, che questa legge non è applicata. Do un dato a Radio Radicale, solo ben il 44% dei comuni italiani non ha applicato il catasto degli incendi. Questo che cosa significa? Che se in una determinata località c'è stato un incendio, possono avvenire trasformazioni urbanistiche perché la legge lì non viene applicata. Allora, ci sono dei casi accertati in cui sono emersi degli interessi legati ai privati e alla natura degli incendi dolosi. Allora, questo è stato provato, punto interrogativo. Ah, ci sono diverse inchieste della Procura da questo punto di vista. In alcuni posti gli interessi, diciamo, legati ai pascoli, di chi vuole creare nuove condizioni, aumentare le aree da pascolare avviando agli incendi e quindi non controllando più gli incendi che poi alla fine le aree boschive, oppure in alcuni casi, come è stato negli anni passati, in un'area percorsa dal fuoco, dopo un po' di anni è sorto un grande centro commerciale. Però se non si applica il catasto degli incendi, una norma che noi Viverdi abbiamo voluto nel 2000, è evidente che chi oggi appicca il fuoco può essere, come dire, accompagnato da interessi speculativi forti. E quando il 44% dei comuni in Italia non applica il catasto degli incendi, ci troviamo veramente di fronte a un fallimento che deve essere subito, come dire, recuperata la situazione, come devo dire, il fatto drammatico dello scioglimento del Corpo Forestale dello Stato è un problema molto, molto serio. Pensate che su 36 unità di volo che erano in dotazione al Corpo Forestale dello Stato, solo 18 sono in volo perché le altre 18 unità di volo sono in capo ai carabinieri che non hanno i brevetti per poter alzare gli elicotteri a 4 anni di distanza, ancora non si è risolto questo problema. Che politiche di prevenzione potrebbero essere efficaci? Politiche di prevenzione sono quella di una capillare presenza sul territorio. Ripeto, il Corpo Forestale dello Stato aveva questa capacità di conoscenza del territorio, una capacità di immediato intervento, perché se l'unità dei vigili del fuoco deve partire dal comando provinciale
per raggiungere una realtà che dista 30, 40, 50 chilometri. Ecco, 30, 40, 50 chilometri è tempo prezioso che viene dato a vantaggio di chi ha dato fuoco e quindi il fuoco si alimenta. Una presenza di presidi territoriali e anche attraverso il controllo sociale delle popolazioni fa la differenza. Ci sono luoghi, ad esempio, immagino il Trentino Alto Adige, che hanno una superficie elevatissima di aree boscate, che attraverso la presenza delle comunità nelle aree montane fa un attivo controllo sociale rispetto agli incendi, e nonostante queste regioni abbiano un alto elevato di aree boscate, gli incendi sono praticamente scomparsi. Come ha trovato le risposte che sono state date in Parlamento da Cingolani quando è intervenuto sull'emergenza, su questa emergenza? Ma sono le solite risposte di emergenza, chi dice, che dirà: daremo i soldi per l'imboschimento, daremo soldi là. Il problema invece è a monte. Il primis, Cingolani non ha fatto autocritica rispetto a una riforma che ha cancellato un corpo forestale, che era un corpo utile per fare prevenzione, ma anche fare polizia ambientale, perché di questo noi abbiamo bisogno nel nostro paese. E dall'altra parte manca anche l'aspetto legato al catasto degli incendi. Se il ministro della transizione ecologica non esercita i poteri sostitutivi nei confronti di quei comuni che sono omissivi, inadempienti, è un problema molto serio, perché le attività speculative vanno avanti, e quindi questo è anche un incentivo da parte di chi vuole continuare a incendiare, perché sa che nessuno non solo lo prenderà, ma nessuno controllerà che quell'area non verrà trasformata urbanisticamente. E c'è anche un altro aspetto: i dati sul catasto degli incendi non sono pubblici, cioè sono, come dire, quasi segreti. Abbiamo dovuto fare un lavoro estremamente enorme per riuscire ad avere il dato che il 44% dei comuni in Italia non ha il catasto degli incendi. Questa vicenda è una vicenda, importante. Il fatto che l'Italia non abbia questo strumento è un incentivo ai criminali e ai delinquenti che incendiano i nostri boschi a continuare a fare, anche in nome di interessi speculativi. Cingolani, tra le altre cose, ha detto che pesa anche il cambiamento climatico. Qu quanto è importante questo fattore? Questo è vero, ha ragione. Il cambiamento climatico è importante perché, quando non piove, la siccità aumenta, i processi di desertificazione aumentano, è evidente che il fuoco trova benzina ad alimentare la propria capacità distruttiva. E siccome abbiamo visto che le temperature stanno aumentando sempre di più, piove sempre di meno, e quando piove, piove con eventi estremi, un allarme che noi lanciamo al Ministro della Transizione Ecologica è questa: attenzione adesso alle prime piogge autunnali che avverranno tra poche settimane, perché laddove ci sono stati incendi, dove c'è stata una forte siccità, il rischio di frane e alluvioni è fortissimo. Quindi è necessario che anche il nostro sistema di protezione civile, per quanto riguarda la difesa del suolo, sia altamente allertata, in particolar modo in quelle aree che sono state percorse dal fuoco e che hanno vissuto una stagione di siccità drammatica. Quest'anno quanta percentuale di superficie verde ci siamo giocati nel nostro paese? Ad oggi, mentre parliamo, sono oltre 158.000 ettari. Sappiamo purtroppo che non è finita, è il dato più elevato nella storia della nostra Repubblica, e quindi questo è un fatto che, devo dire, dovrebbe portare il governo non a fare il solito decreto che dà i soldi per il rimboschimento, ma insieme al rimboschimento è necessario che ci sia una visione, un cambiamento di visione e di strategia. L'Italia ha bisogno di una polizia ambientale, si chiami corpo forestale, non lo si chiami, che abbia la capacità di fare prevenzione, di stare dentro i boschi e di costruire una relazione con le comunità locali per fermare chi vuole attentare al nostro patrimonio boschivo. Noi non possiamo permetterci ogni anno di bruciare 158.000 ettari. Non so se sappiamo che cosa significano 158.000 ettari. È come se il Comune di Roma, Milano, Napoli, Torino, messi insieme, questa superficie fosse andata a fuoco quest'anno. Ecco, una cosa veramente da rabbrividire, me lo faccia dire. Ecco, l'ultima questione, quanto guadagnano le ecomafie da questa situazione? Ah, adesso guardi, le ecomafie quanto guadagnano da questa situazione è difficile dire. Certo è che se non si controllano
le trasformazioni urbanistiche e che quindi i carabinieri non vengono messi nella condizione, perché i comuni non fanno il catasto degli incendi, a verificare se in una determinata area, dopo che c'è stato un incendio, è stato realizzato un abuso e quant'altro, specialmente in aree controllate dalla criminalità organizzata, quella diventa un elemento molto molto importante. Un dato non so darglielo, perché è molto complicato darne un dato, e siccome siamo seri, i dati che diamo sono quelli che ci provengono dal sistema Copernicus dell'Unione Europea. Ecco, combattere gli incendi se ci fossero state le province sarebbe stato più semplice. Ma il problema non sono le province, il problema è l'organizzazione territoriale di chi è deputato a spengere gli incendi. Siccome oggi chi è deputato a spengere l'incendio sono i vigili del fuoco, che sono strutturati su comandi provinciali, il comando provinciale, quando parte l'autobotte, deve arrivare e fare parecchia strada e poi si deve fermare perché non sono attrezzati per entrare nelle aree impervie. Ora, mentre prima noi avevamo un corpo forestale che era attrezzato in maniera tale che poteva arrivare con una certa rapidità nei luoghi anche più impervi, noi dobbiamo ritornare a una visione di questo genere, vale a dire di una polizia ambientale, come dicevo prima, si chiami anche corpo forestale o quant'altro, che abbia la capacità di tutelare i nostri boschi, ma a un certo punto direi anche di avere una capacità di proteggere i nostri fiumi, il nostro territorio dall'aggressione della criminalità e di chi attenta al nostro patrimonio ambientale più in generale. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Angelo Bonelli, segretario portavoce dei Verdi, con il quale abbiamo parlato dell'emergenza incendi in relazione alla conferenza stampa che hanno tenuto oggi a Montecitorio sulla desertificazione nel nostro paese, nel corso della quale hanno elencato tutti i dati a loro disposizione su questo dramma che investe tutte le estati del nostro paese. La ringrazio molto. Grazie, buon lavoro, grazie a tutti.